Guarda, Sofia, con questa lacca non puoi neanche immaginare che lucentezza avranno i tuoi capelli. Ti solleverà il morale, andrai via contenta, credimi. Allora prova a passarla sul mio cuore e vediamo se riesce a lucidarlo un po'. Dai, su, Sofia, cerca di capire i tuoi genitori. Senti, la compassione è la miglior virtù che possiamo sviluppare. Di compassione io non ne ho ricevuta, sai. Come ti sentiresti se venissi a sapere che tua madre ti ha avuto solo per incastrare tuo padre? E la cosa peggiore è che non conoscevo affatto mio padre. Lui per me era un esempio di correttezza. E adesso non so più di chi fidarmi. Sì, ma non hai detto di avere una sorella? Che è come non avere. È una brutta strega, mia sorella. Salve. Cosa ci fai qui, Faccia? Scusate, non volevo interrompervi. Faccia, come va? Sei qui per Bata? No, no, sono qui per Alana. Cosa c'è? Niente, volevo chiederti se volevi venire a vedere le prove della band al Capannone. Va bene, grazie. Sul serio? Vieni? Ci conto, eh? Ah, Alana, lo hai cotto a puntino il nostro Faccia. Pepe, pepe, pepe. È carino e poi è disponibile. No, no, perché io sono già impegnata. Con chi? Con la persona più speciale del mondo. E lui non mi tradirà mai perché è amore vero. Ragazze, io ci ho pensato, no? E mi sembra un po'... pericoloso il piano. Senti, cara, noi tre abbiamo fatto un accordo e te ne sei già dimenticata. Sì, ma non vi fa pena il povero Thomas? Lo avete già fatto soffrire abbastanza. Perché non la smettete con questa guarda, storia? Guarda, noi due non la smetteremo fino a quando Thomas, quello sciocchino, non ci dirà che gli piacciamo tutte e due. Ma io sono stanca e mi fa male la pancia per tutte quelle caramelle. Potevi dividerle con noi, mia cara. Ragazze, Thomas non ve lo dirà mai. Pensate di continuare così per sempre? E ascoltami, cara, noi ti paghiamo per svolgere un lavoro e quindi tu devi farlo. D'accordo, ma allora dovrete pagarmi di più. No, neanche per sogno. E va bene, d'accordo. No. Roberta, ma da che parte stai? Dalla mia o dalla sua? No, non sto dalla sua parte, ma noi abbiamo bisogno di lei per trovare i due ragazzi che ci diano retta. Pronto? Vieni subito ad aprirci la porta. Ciao, Nicholas, va tutto bene? No, vieni immediatamente qui. Fine della corsa? No, no, dai, dai, spingimi un altro po'. No, dai. Adesso voglio prepararle una merenda da leccarsi. Bene. Dai, 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 io preparare latte per nonna. Voi continuare a chiacchierare. Bene, ecco. Perfetto, mi sembra un'ottima idea. Quanto è brutto essere invalidi. Se avessi potuto muovere le gambe, queste cose le avrei fatte io. Smetta con il melodramma e torniamo a ciò che stavamo dicendo. Si ricorda che deve mantenere il segreto o no? Una tomba. Molto bene, così mi piace, una tomba. E questo? Per caso sei innamorata? Perché, perché si vede? Sì, si vede. Che cosa ci fa il quaderno del dottor Ponsella? Ah, che cosa c'è? Come mai ti sta così tanto a cuore il quaderno di questo medico? È il nuovo fidanzato di Amalia. No. Sì. Sì, Amalia, ti faccio tanti auguri, che bella cosa. Allora qui ci saranno un sacco di poesie d'amore meravigliose. Dai. Vediamo un po'. Ecco. E questo? Cosa? Non ci posso credere. È impossibile, è impossibile. Che c'è? Qualche segreto scottante? No, ci avete creduto. Tieni, restituisci al tuo fidanzato il suo prezioso quadernino. Cosa, cosa, cosa? Non ho capito, dice qualcosa. Non lo so, ci sono scritte delle cose stranissime. Non si capisce niente. E poi non leggo il quaderno di un altro, non mi va. Oh, e perché no? È così bello curiosare. Nilda, non si vergogna. E poi magari è scritto con una di quelle calligrafie da medico che non si capiscono assolutamente. Sì, però o è la calligrafia da medico o è che non ho gli occhiali. Va bene, non importa, vado a pulire. Ciao. Vado io. Casa Fritzenwalden? Flor, dai, vieni al Capannone, dobbiamo fare le prove per Pepita. Ho già avvisato Bata, Faccia e Maya. E Nico e Clara? Sei contento ora? Ci è quasi venuto un attacco di claustrofobia. Dimmi per il dove state che la sistemo io. No, lei Nico, non c'entra, è stata tutta un'idea mia, va bene? Io vorrei sapere che cosa vi dice. Va bene, testa. Basta litigare, anche perché dobbiamo andare con Nico e Clara in un certo posto, giusto? Io sono pronta. Ma si ricordi che è un segreto, quindi lei muta come un pesce. Prometterei qualsiasi cosa pur di andar via di qui. Bene, avviso Federico e torno.
Lascia stare, Sofia, me ne occupo io, tranquilla. No, no, faccio io, grazie. Sicura? Sofia, ti devo parlare subito, devo dirti una cosa. No, non può, sta lavorando, non può. Ma dai, qual è il problema? Nell'orario di lavoro va dal parrucchiere, ma al chiosco va... No, dal parrucchiere c'è già stata prima. Aveva bisogno di staccare un attimo. Io ti staccherei i denti. A cosa? Te. Smettetela! No, non la smetto, visto che sto litigando, perché Pepita. Ti amo. Ma chi è Pepita? Oh, signor Federico, che cosa ci fa seduto lì per terra? Venga, balliamo. Su, forza! Uno, due, tre. Si lascia trasportare dalla musica, la senta, sì, l'ascolti. Sì, molto bene. Perché ha una faccia così triste e abbattuta? Coraggio, me lo dica. Perché non riesco a digerire tutta questa storia di Mattias e di Maya, capito? E riguarda Delfina? No, non me lo domandare, per favore. È che farei un errore a non chiederglielo, perché... Sa quello che penso? Se non glielo domando rimarrò con la curiosità. Allora io dico, quando lei è venuta e ha detto che se ne andava via di casa, io ho pensato che non le credevo. Quando poi è venuta Greta parlando del palloncino, io ho pensato che sì, le credevo. Ma la storia del palloncino era falsa. Ma lei si sposa o non si sposa? Che cosa faremo? Che cosa ne sarà di noi? Io ti amo, Flora. Io sarò il padre di quel bambino e mi occuperò di lui, ma non mi sposerò. È una decisione molto difficile, ma... ancora più difficile lasciare Delfina. Ma lei è una bugiarda e a te non piacciono le bugie. No. Vero? Odio le bugie. Per questo voglio chiederti che tra te e me questo non accada mai, per favore. Giurami che tra te e me non ci saranno mai bugie. Va bene. Flora. Sì. Signor Freezer. Cosa c'è? No. Federico, no. Perché cosa c'è? Non provi la stessa cosa? Sì, ma ci sono delle cose che mi fanno ancora stare male. La storia di Franco, quella di Mattias, io non so se... Un'altra volta con la storia di Mattias. Me ne ero quasi dimenticato e tu ora la ritiri fuori. Ma sei testardo come un mulo. Se le persone non ti dicono ciò che vuoi sentire, ti arrabbi io subito. Sarei testardo come un mulo. Sì, posso dirti una cosa? Eh? Adesso me ne vado. E dove vai ora? Me ne vado a portare fuori Nilda. Nilda? Vai a prendere quella donna e... Dove vuoi portarla? E a te che cosa ti importa dove andiamo? Scusami, Bata, ma com'è possibile che Sofia esca con il primo salame che incontra? Dobbiamo fare qualcosa o no? Come dobbiamo? Scusa, ma tu che cosa c'entri? Devo, sono io il fidanzato, non tu. Vedo che non hai capito proprio niente. Una cosa è che litighiamo io e te. Un'altra cosa è che arrivi questo salame e se la porti via con la prepotenza. Giusto? Lo sai che hai ragione. Certo. Non può arrivare un ragazzotto qualsiasi e portarmela via così. Parli del diavolo? Ah, senti, Bata. Che vuoi? Sofia mi ha detto di dirti una sì, cosa. Sì, forza, dimmi, cioè, sono qui, vuoi, dai, eh? Andiamo. Calma, ragazzi, ma che c'è? Forse non ci sei molto simpatico, Sei anche straniero, amico. Non so cosa vi siete bevuti, volevo solo dirvi che stanno per iniziare le prove. Bravo, se volete venire, siamo qui. Guarda un po'. Quanto mi piacerebbe rompergli quel muso. Alla nostra Sofia non può piacere quel tipo. Tu invece che ne pensi? Come nostra? Niente male. Greta, per caso hai visto Florenzia? Florenzia è nella strada dei... E i ragazzi? I ragazzi più piccoli stare in casa. E gli altri ragazzi dove sono? Franco è in Brasile. Greta, per favore, non mi dire cose ovvie, non prendermi in giro. Scusatemi tanto. No, scusami tu, sono nervosa. Scusami. Nulla. Cos'è questo? Perché i ragazzi lasciano di continuo le loro cose in giro? Non è possibile, fanno sempre come vogliono. Signor Federico, voglio dire, signore, fermo, un attimo. Fermo. Certo che sono stata proprio lenta, Perché quello non è il quaderno dei ragazzi. Quello è il quaderno del mio fidanzato. Sì. Cosa? Ma che imbranato che sei! E tu sei insopportabile, Clara! Io ti detesto! Che coincidenza, anche io, lo sai! Ehi, mi raccomando, alle prove controllala, non toglierle gli occhi di dosso. Tranquillo, ci penso io, controllerò io la piccoletta, non preoccuparti. Piccoletta? Sofia per te! Vuoi chiudere quella bocca? No, ma tu guarda com'è bella, guardala, guarda com'è... Oltre ad essere bella, è anche una persona che trasmette una grandissima tranquillità a tutti. Però, faccia, è fidanzata? Come fidanzata? Chi te l'ha detto, no? Lei,
Ma non è possibile che un fidanzato lascia andare in giro una ragazza così bella da sola. Cosa vuoi che ti dica? Ehi, vogliamo cominciare, per favore? Eh? Ecco, un attimo. Eccomi, sono pronta. Vado a cantare, torno subito. Aspetta. Che c'è? Cos'è? Sei triste? Il fatto è che non mi piace mentire a Federico. Sarà pure uno zuccone, ma non si merita che gli menta. E allora diglielo che canta in una band. Che male c'è? Che vuoi che succeda? Che ti cacci? Che ti ammazzi? Lei è tanto cocciuta quanto è intelligente. Il fatto è che io sto tutto il giorno pensando che prima o poi mi scoprirai. Allora... E allora cosa? Cosa? E allora basta. La prossima volta che mi troverò in questa situazione gli dirò la verità. Brava. Allora, cominciamo o no, per favore? Sì, dai. Andiamo.